Volevo dire una cosa, Paolo, per me è interessante l'inizio della domanda. Ci sono delle coppie cinnamorate che tutti quanti abbiamo amato, non so, Vivian Leigh e Clark Gable, in realtà si odiavano, si parlavano, si menavano. Stiamo fingendo. Vabbè, siete molto bravi, siete grandi attori, l'avevamo detto all'inizio. Ecco, volevo chiedervi se secondo voi la simpatia, cioè se l'alchimia del cinematografo è qualcosa che ha a che fare con la simpatia in generale, si può lavorare con persone antipatiche per credere che sono le persone nostre. Beh, no, in questo caso non è il nostro, perché noi ci siamo, abbiamo trovato il codice, abbiamo tanti anni di differenza, in qualche modo vediamo veramente da due mondi completamente diversi, ma siamo riusciti a trovare anche come, soprattutto come persone, un codice comune, che quel codice comune è probabilmente la recitazione in questo caso, e anche i nostri obiettivi hanno fatto sì che ci unissimo anche come amici. E non lo so se non mi è mai successo di avere un nemico, una persona che non sopportasse, con la quale però riuscissi a lavorare bene, quindi magari se succede ti chiamo, te lo dico. Però in questo caso noi funzioniamo. E per rispondere alla domanda, sì, il cinema è un sogno, credo, da quando abbiamo iniziato a voler fare questo lavoro. E se ci sarà la possibilità, insieme, singolarmente, la stiamo aspettando. Per quanto mi riguarda, le esperienze per Fantè di Innocenza in America Latina, il debutto è stato con Checco Zalone, con Piccolo Ruolo, eccetera, poi Zanani, eccetera. E stupendo. Per quanto riguarda il discorso di due che stanno a pensare di parte, possono? Una cosa che abbiamo insegnato allo Stabile di Genova, e che anzi ancora di più Valerio Minasco, è di amare il proprio partner di scena. Con me è venuto Maya Sansa, Sauna, eccetera. Amare significa avere un'attenzione forte, questo parlo di quando si recita. La cosa secondo me che ha unito me e Maria Chiara è un senso veramente di profondo rispetto e di amore per il nostro lavoro. Però è un amore non intellettuale, proprio di bisogno fisico. Fisico, e questo si avverte di come parliamo delle cose, di come ci intervogliamo in quello, e allo stesso tempo credo anche che ci abbia unito molto, e questo non abbiamo tanta consapevolezza, di ironia. Cioè, siamo persone che comunque parliamo espliciti, ma certe cose per andarle a toccare usiamo l'ironia, e questa cosa qui, no, ci sentiamo. Io sento che quando lei ride a una cosa che mi sono inventato, mi sento molto accolto da lei. Tutte queste robe qua credo che abbiano portato anche a Sanremo, ma in una maniera non così tanto consapevole. Però meglio così.